idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia. La sua legge medita giorno e notte. Senza trascurare quelle. Guai a voi, farisei, che amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo. Intervenne un insieme all'ordinariato militare, in modo particolare in comunione con il mio confratello vescovo, ordinario militare, che ha incoraggiato questa iniziativa, di avere la tenda della misericordia piantata nell'alborato, cioè nella piazza, dove soprattutto è il Signore che viene incontro, ma nello stesso tempo è il Signore che attende, perché ogni persona, spinta e animata dallo Spirito, possa essere accolta dal Signore. Bella l'esperienza del Signore che accoglie. Chiunque presenta un cuore convertito a farsi incontrare dal Signore. Perché? Incontra il Signore che perdona sempre, sempre, sempre a chiunque è pentito da ogni forma di peccato. E in modo particolare il Signore che dona speranza, perché l'incontro con Lui possa rigenerare e creare e dare possibilità di sentirci creature nuove. Ecco questa prima espressione che diventi un punto di riferimento già questa sera di preghiera per tutti noi, perché le meraviglie del Signore si possano adempiere e la sua grazia che possa passare attraverso tanti rivoli e che possa soprattutto toccare il cuore di quanti forse, stando in periferia esistenziale, abbiano la possibilità di ritrovare la pace, il dono della misericordia e della carità in Cristo. La seconda espressione la prendo soprattutto dal Vangelo, perché ci pone quasi in un atteggiamento del Signore che viene a compiere la sua visita pastorale nella nostra Chiesa, quasi per vedere voi credenti a che punto state. E comincia con un atteggiamento forte, perché usa questo termine, guai a voi. Io mi fermo un attimo, che significa? Nel momento in cui ti attieni a dei formalismi cultuali, ci impressiona. Perché tante volte ci può essere un paravento per dire, oh, ma io mi esprimo, cerco di fare le mie preghiere, cerco di pagare, di contribuire con espressione di carità. Guai a voi se ci si ferma soltanto su un atteggiamento esterno di formalismo.
e non è il primo guaio. Ne aggiunge ancora un altro. Guai a voi nei momenti in cui tendete alle ambizioni. Talvolta anche ci poniamo in un atteggiamento di servizio che possa avere di umiltà. Ma se impera ancora il nostro io, guai a voi se ancora non fate spazio in una conversione di umiltà, perché dovete fare bene un'espressione di culto, dovete anche avere un'espressione di servizio, ma soprattutto che superi ogni forma di egoismo, di ambizione e di formalismo. E ancora il terzo guai che Gesù dirà, soprattutto se si danno i pesi nei confronti degli altri, invece di avere un'autorità che possa suonare di servizio e di accompagnamento. Questo è un buon esame di coscienza, perché la misericordia è per tutti. Se noi preghiamo per coloro che sono immagini esistenziali, dicevamo poc'anzi, ognuno di noi si senta visitato dal Signore nella situazione concreta e attuale che è come espressione di vita, perché tutti abbiamo bisogno di misericordia. E come fare? Ci viene incontro alla prima lettura di Paolo che scrive questa lettera ai Galati, quando usa soprattutto questa espressione: fratelli, lasciatevi guidare dallo Spirito. Aprirsi dunque all'azione dello Spirito Santo. Perché non è un'espressione di uno sforzo mentale o di una capacità umana, dico bene, mi metto di buona volontà. Non concluderemo nulla. Lasciatevi far toccare dalla grazia dello Spirito Santo per non essere sotto la legge. E poi San Paolo elenca tutte quelle situazioni che ci privano di libertà, ci rendono schiavi, quando sembra che puoi toccare con mano un frutto che possa appagare la tua carne, ti trovi prigioniero di te stesso. Succube con le tue stesse mani di quella libertà alla quale aspiri, che soltanto lo Spirito Santo ti può dare. E solo il frutto dello Spirito lo cogli soprattutto nell'amore, nella gioia. Il cristiano deve essere un'espressione bella di gioia. Tutto ci è dato nel momento in cui siamo visitati da questa grazia di Dio, e in modo particolare in tutto il dominio di sé, perché non ritorniamo più ad essere schiavi sotto una legge che ci imprigiona e ci schiavizza. Viviamo nello Spirito, camminando secondo lo Spirito. È un mandato per essere una chiesa in uscita, perché soprattutto diventiamo testimoni di ciò che ascoltiamo, ciò che tocchiamo, di colui che ci cibiamo, qual è nell'Eucaristia, quello stesso Gesù che sotto quella tenda accoglie, perdona, ridona speranza. Preghiamo perché questo dono di grazia visiti la nostra città. Rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera. Per la Chiesa, casa della misericordia di Dio, aiuti ogni uomo a riprendere il cammino di fede con gioia e gratitudine. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i sacerdoti, che sono chiamati a realizzare nel sacramento della confessione la tenerezza di Dio per le sue creature, abbiano nel loro cuore i sentimenti di misericordia del Padre Celeste. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per quanti sosterranno in adorazione nella tenda della misericordia, possano sperimentare la gioia del perdono e della riconciliazione con Dio, e non si lascino mai scoraggiare dalla paura o dalla vergogna davanti alle proprie colpe. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché il perdono che riceviamo dai fratelli sia un invito alla correzione dei nostri difetti,
e a una continua conversione del cuore, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché questa Eucaristia, segno di festa e di perdono, sia il canto di ringraziamento della nostra assemblea al Padre, che ha fatto di Cristo la fonte della misericordia e della pace. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Santo è il tuo nome, o Dio, e la tua misericordia è benedetta nei secoli. Guarda a noi tuoi figli e depondi nei nostri cuori il tuo perdono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ti affanni ogni giorno, tutto voglio vivere.
dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede totale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. Cristo è Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Signore. Con gioia scambiate il dono della pace. Thank you.
Cristo, ma anche il tuo Spirito operante in questi misteri, ci confermi nella tua volontà e ci renda davanti a tutti testimoni del tuo Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Amen.